Allora, abbiamo visto questo esercizio, la classe contatto che ha nome, cognome, telefono, questa è la struttura interna del dato. Poi c'è un costruttore con tutti e tre i parametri, i metodi get, solo i metodi get e il metodo toString. Poi la classe rubrica che deve fare le seguenti operazioni. Deve gestire una lista di contatti, ha un metodo aggiungi contatto al quale però non viene fornito, per complicarci la vita, come parametro il contatto da aggiungere alla lista, no, nome, cognome, telefono. Quindi significa che dobbiamo creare noi il contatto e poi aggiungerlo alla lista, alla rubrica, utilizzando il metodo add della classe dell'interfaccia list, quindi della classe ArrayList. Poi il problema, il toString rimane sempre uguale, generato in automatico da Eclipse. Il problema adesso è la rimozione del contatto e la ricerca del contatto. E ieri sera vi ho detto, la rimozione del contatto può avvalersi del metodo che cerca il contatto, perché per rimuoverlo prima dobbiamo cercarlo. Allora conviene, secondo me, andare a implementare prima questo cerca. Il metodo che cerca il contatto va a cercare all'interno della rubrica un contatto con questo nome e con questo cognome. E riceve, se lo trova come valore restituito, il numero di telefono associato, che è proprio quello che ci serve. Nel caso in cui invece non lo trovi, allora restituisce null. Come si può fare? Noi abbiamo questa lista di contatti. C'è una lista che contiene tutti i vari contatti. E dobbiamo. Avremmo anche dei metodi della classe Java ArrayList che ci permettono di andare a cercare un certo contatto dentro la lista e di vedere se esiste, addirittura di trovarlo anche. Ma c'è un piccolo problema, che per cercare un contatto in questa rubrica utilizzando i metodi della classe ArrayList, bisogna avere un contatto completo. Cioè non basta nome e cognome, bisogna anche avere il telefono, perché altrimenti si va a cercare un oggetto contatto dotato di nome, cognome e telefono presente in rubrica e lo si confronta con un contatto dove nome e cognome ci sono, ma il telefono non c'è e quindi sarà nulla e non potranno mai essere uguali. Quindi non posso usare i metodi della classe ArrayList, ma devo scrivere io del codice per fare questa ricerca dentro alla lista. Prendo il primo elemento della lista, vado a vedere se il cognome e nome coincidono con quelli che sono stati passati come parametro. Se non coincidono, vado avanti sul prossimo elemento e così via. Se trovo quel nome, quel cognome, vado a prendermi il telefono e termino il metodo restituendo il telefono. Altrimenti, se questo cognome e nome non esiste nella lista, non c'è un contatto con quel cognome e quel nome, allora dovrò terminare restituendo null. Allora, intanto mi dichiaro una variabile telefono, così mi viene a fare così, no? Telefono, alla quale do il valore iniziale nullo, una stringa. E quindi restituisco comunque sempre telefono. Se non lo trovo varrà nulla, altrimenti conterrà il telefono. Poi adesso qui devo andare ad utilizzare un ciclo. Però l'altra sera qualcuno diceva usiamo un for. Il for potrebbe andare bene, ma farebbe molte iterazioni inutili nel caso in cui il contatto esistesse e si trovasse all'inizio della lista. Quindi conviene usare un ciclo, per esempio un ciclo while, o do while, adesso vediamo, che deve uscire, terminare, scusate, quando abbiamo trovato il telefono. Qual è la condizione
Per terminare, sono due le condizioni, no? Una è aver trovato il contatto, quindi aver trovato il telefono, oppure bisogna terminare se il contatto non c'è, ma se il contatto non c'è, cosa succede in un ciclo? Che arriviamo alla fine della lista. E come facciamo a sapere se siamo alla fine della lista? Sappiamo qual è la dimensione? Sì, perché se andiamo a prenderci la classe ArrayList o anche l'interfaccia List, che è la stessa cosa, abbiamo un metodo che si chiama size che ci restituisce il numero di elementi contenuti nella lista. Allora inizio a scrivere le condizioni. While. La prima condizione che scrivo è quella della terminazione della lista. Dichiaro anche una variabile int i che parte da 0. Quindi fino a quando i è minore della dimensione della lista, non della dimensione, nelle liste, a differenza degli array, abbiamo la capacità della lista, che è una cosa, perché può contenere molti più elementi di quelli che effettivamente ci sono, e la size, che invece è esattamente il numero di elementi. Quindi, fin tanto che i è minore, la lista si chiama rubrica, di rubrica.size, e questa è la prima condizione. Però non basta, bisogna anche aggiungere end telefono. Diverso, scusate, uguale a nulla. È uguale mettere le condizioni in questo ordine o al contrario? No, non è uguale. Bisogna sempre prima testare di non uscire fuori dalla dimensione, ecco, in questo caso di non andare oltre il numero di elementi contenuti. Perché come viene valutata questa condizione con questo doppio doppia e commerciale in questo modo viene valutata la prima condizione, ok? E se è falsa già si esce, non viene più testata la seconda. Se invece la prima è vera, si va a testare anche la seconda. E questo previene eventuali errori. Nel momento in cui non le metto in quest'ordine, ma vado subito a testare l'elemento. Questo elemento potrebbe essere già fuori dalla dimensione massima. Quindi è sempre meglio controllare prima la dimensione. Prendo l'elemento che si trova nella posizione I e vado a vedere se il cognome e il nome coincidono con quelli passati come parametri. Ora faccio un passaggio in più solo per rendere il codice più chiaro, ok? Però potrei fare un'istruzione molto più compatta. Prendo il contatto che si trova nella posizione I, quindi definisco una variabile locale contatto uguale rubrica punto. Qua si usa il metodo, lo potete, il metodo get, che è il metodo che ci restituisce un, eccolo qua, ci restituisce l'elemento che si trova all'indice specificato. Quindi get.get, aperta tonda, gli passo i, contatto, contatto, ho dimenticato la variabile, contatto, contatto uguale rubrica.get. Quindi adesso dentro a questa variabile contatto ho il contatto che si trova all'indice i. Preso il contatto vado a vedere se dentro questo contatto nome e cognome sono uguali a quelli del contatto. If contatto, punto. Ora vorrei il nome, ma non posso accedere a nome, quindi devo usare il metodo get. Get nome è uguale, sono stringhe, vedete? Quindi non posso utilizzare uguale uguale, ma devo usare punto equals. Punto equals a che cosa? Nome. Quindi se il nome del contatto che sta nella lista, nella rubrica, è uguale al nome passato come parametro, ma non basta. And.
Quindi di nuovo end, e qua scrivo la stessa cosa ma con il cognome. A telefono, assegno, contatto, punto, get, telefono, punto e virgola. Uso equal signal case per non stare a trasformare, perché dovrei trasformare i parametri, quindi faccio prima a fare così. Quindi se ho trovato il contatto vado a prendermi il telefono, e altrimenti i più più. Proviamo subito a fare un test, così man mano andiamo avanti, se ci sono errori li correggiamo subito. Quindi creo un package qua dentro, un nuovo package test. E vado a scrivere un programmino di test di rubrica, new class rubrica test. Poi vedremo anche un altro modo di creare i test, più professionale, ma questo va anche bene. Questo programma che cos'è che deve fare? Allora, crea la lista con alcuni contatti, inseriamo qualche contatto. Per prima cosa devo creare un'istanza di rubrica. Quindi, rubrica, creo la rubrica prima di tutto. Rubrica, quindi rubrica con la R maiuscola è il tipo, rubrica con la R minuscola è la variabile, uguale new rubrica, aperta e chiusa tonda, perché c'è solo un costruttore di default dentro a questa classe, quindi uso il costruttore di default. Importo rubrica e salvo. Poi inserisco in rubrica alcuni contatti, quindi mi creo, che ne so, due contatti. Devo fare due test del metodo cerca. Il primo test lo faccio con un contatto esistente. Ok? Quindi mi deve restituire il numero di telefono. Ok? Quindi rubrica. Vedete che devo sempre usare l'istanza per richiamare i metodi, se no non posso. Punto, cerca, passo il nome e il cognome, Rossi. Allora, se questo funziona, mi deve restituire il numero di telefono di Mario Rossi. 1, 2, 3, 9. Allora faccio la stampa. Faccio qua, va. System.out.println e scrivo. Mi aspetto come risultato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questo perché mi permette poi sulla console di controllare. Vediamo se mi stampa veramente questo, quindi più, e questo lo vado a mettere qua dentro. Faccio un altro test. Faccio i vari casi. L'altro caso è quello che invece non esiste il contatto. Mi aspetto null, ok? Rubrica.cerca di Mario Verdi. Vediamo se è corretto. Funziona. Quello che io mi aspettavo, difatti, viene restituito. Quindi vuol dire che il metodo
cerca funziona correttamente. Allora, per rimuovere il contatto, cosa devo fare? Devo cercare un contatto con quel nome e cognome, però, quindi fare di nuovo la stessa cosa che ho fatto con cerca. Poi, quando trovo il telefono, devo prendere il telefono e devo andare ad applicare semplicemente il metodo remove della classe ReList. Ma questa operazione è quella che fa il metodo cerca. La fa già cerca, è inutile che io riscrivo, perché dovrei riscrivere lo stesso codice, più o meno. Quindi, cosa faccio? Chiamo il metodo cerca. Trovato, allora, quando arrivo qua ad avere un valore nel telefono, devo andare a vedere se il telefono ha qualcosa o è null. Quindi, se è diverso da null, if telefono, e di nuovo qua, allora, qua posso, anche se una stringa, posso scrivere diverso da nulla. Questo lo posso scrivere così, perché non sto confrontando con un contenuto di stringa, ma con il valore della variabile reference. Quindi se il telefono è diverso da nulla, vado a rimuovere il contatto. Andiamo a rivedere anche qui di nuovo la classe o la lista, è uguale, l'interfaccia. Abbiamo osservato ieri sera che c'è un metodo che si chiama remove, che mi permette di rimuovere la prima occorrenza dell'elemento specificato, quindi per l'elemento passato come parametro, se è presente. Quindi vado a crearmi il contatto, quindi contatto uguale new contatto, e gli passo il nome, il cognome e il telefono che ho trovato. Ok? Adesso con questo oggetto posso richiamare il metodo remove, perché gli passo questo contatto come parametro. Quindi sulla lista, che questa volta è rubrica, quindi devo per forza usare la rubrica, punto remove, e gli passo questo contatto come parametro, punto e virgola. E basta. Se il telefono è diverso da nulla, altrimenti non faccio niente. Non è successo niente, quindi non funziona. L'errore è il seguente. Allora, qui mi fa questo metodo remove, mi fa un confronto tra oggetti. Ok? Ma come fa a confrontare due contatti se io non ho definito come deve essere fatto il confronto con equals? Allora, il metodo equals per le stringhe è definito nella classe string, ma nella classe contatto c'è il metodo equals? No. E allora lo devo andare a definire io. Quindi, qua, prima del toString o dopo il toString fa niente. Vado di nuovo su source, tant'è vero che è uno di quei metodi che vengono generati in automatico. Generate. Vedrete che l'equals sta insieme a un altro metodo, che è il metodo hashCode, che genera un identificatore univoco per l'oggetto e che consente quindi di fare i confronti più velocemente, ma è una cosa gestita internamente, quindi non dobbiamo preoccuparcene. Generate hashCode and equals. Poi un giorno vediamo cos'è tutta sta roba, però fa un confronto tra gli oggetti, va a valutare tutti i casi e poi quindi si chiede se l'oggetto this, che sarebbe l'oggetto corrente, è uguale a object, è ovvio che sono lo stesso oggetto, quindi restituisce true. Se l'oggetto passato come parametro è null, restituirà false. Poi si fa dare la classe, va a vedere se sono dello stesso tipo. E se sono dello stesso tipo fa la conversione, perché qua è un object, vedete? Quindi lo converte in contatto e poi va a vedere all'interno, va a vedere se il cognome è uguale a null, restituisce false, altrimenti va a vedere se il cognome è uguale, se i due cognomi sono uguali. Se non sono uguali restituisce false, quindi ogni volta che fa un return termina, perché l'istruzione return termina l'esecuzione del metodo, quindi non fa tutte queste operazioni. Ogni volta che c'è un return
perché la condizione verificata termina. Se non è terminato qui vuol dire che i cognomi sono uguali, quindi va a vedere i nomi. Se va avanti e non termina, vuol dire che andrà a controllare i telefoni. Se a questo punto anche i telefoni sono uguali, restituisce tutto. Quindi questo fa il metodo Equals. Adesso che c'è il metodo Equals, dovrebbe funzionare. Allora, questo si può risolvere provando a mettere qua equals ignore case. E ci siamo.